Oggi vedremo come installare un CMS in semplice ASP, Active Server Pages, e non in ASP.NET. Questo perché, pur essendo un CMS abbastanza adottato, ha dei pregi, a mio modo di vedere, che lo rendono interessante, soprattutto perché, per esempio, non ha bisogno di un database MySQL, ma può usare un database Access che risiede insieme con il sito stesso nella sua root, quindi diciamo che taglia molto i costi di utilizzo, diciamo, a livello di spazio web e di servizi web. Allora, andiamo subito al sito della AspNuke e ci scarichiamo l'ultima versione. Dobbiamo andare in download. Ovviamente in questo sito esistono anche dei manuali che spiegano abbastanza bene i PDF e la cosa è questa qui, il tasto è questo qui, che spiegano abbastanza bene come dire, le ultime tutte le funzionalità e soprattutto se noi prendiamo l'ultima versione anche chi viene da quelle vecchie gli aggiornamenti. Ci sono, oltre alla release vera e propria, che è quello che ci interessa, ci sono anche dei plugin e dei template già pronti. Noi ci prendiamo l'ultima versione, la 2.7, e andiamo a scaricare adesso il file sul nostro computer. Ecco, come vedete stiamo scaricando, lo scarichiamo semplicemente. Vedete che è molto un altro pregio che ha questo CMS di essere abbastanza snello anche come dimensioni proprio di file. Come vedete è scritto in ASP, con un po' di capacità ASP è un linguaggio che assomiglia molto al Basic, quindi non è difficile per chi viene da studi in ambito Basic o comunque in ambito Microsoft ad essere compreso. Il limite è che è stato abbandonato, tra virgolette, in favore di ASP.NET e quindi è fermo a una funzionalità di almeno, credo, nel 2003-2002, adesso non ricordo bene quando ha smesso di essere implementato. Nondimeno, il linguaggio stesso e questo CMS hanno delle ottime usabilità se una persona non ha grandi pretese in termini di funzionalità, eccetera. Quindi adesso noi andiamo ad aprirci, a dezipparci, scusate, il nostro file. Lo abbiamo qui. E come vedete abbiamo i file principali. Qui vediamo i file principali. Ci sono dei file nella root, tutti in ASP ovviamente, che sono quelli che sto facendovi vedere. Qui ci sono delle cartelle in cui ci sono le funzionalità principali. Quelle più importanti sono le includes, dove praticamente ogni singola pagina va a prendersi i pezzi che compongono la pagina, images, ci troveremo dentro le immagini, nell'IDB avremo il database e così via. Adesso non ve li voglio vedere tutti, anche perché dipende che tipo di installazione faremo. Non avendo io IIS su questo computer attivo, installerò questo CMS su uno spazio remoto e mi prendo un sito che ho a disposizione e ovviamente creerò una cartella. Siccome c'è già un CMS qui dentro, me lo installo in una sottocartella che chiamerò make dir, chiamiamola AspNuke, giusto per prova. Ok, vediamo che non ce ne sia già una, ma non c'è. Ok, in questo AspNuke noi andiamo a importare tutti i file che ci siamo appena scaricati, quindi io sto usando USFTP, ma va bene qualunque tipo di FTP, e per farvi vedere meglio, questo è il mio computer con i file del CMS che ho appena scaricato, e questo invece è il mio server remoto. Io vado nella mia cartella nuova che ho appena creato, che è AspNuke. Ecco qui la cartella, e all'interno di questa cartella noi mettiamo tutti i file del nostro AspNuke. Vediamo che stiamo caricando dal nostro server locale dal nostro computer locale, più che altro, al nostro server remoto, nella cartella, questo è il dominio, questa è la sottocartella, stiamo caricando i file e ovviamente poi all'interno di questa cartella ci saranno le varie cartelle, la root, eccetera. Una volta che sarà installato il pacchetto AspNuke nella nostra cartella locale, remota, noi andremo nel nostro sito che abbiamo deciso,
in cui abbiamo deciso di mettere la nostra Spnuk di prova nella cartella specifica a Spnuk, e dando l'invio, aspettiamo che abbia finito di caricare, vedremo il pannello di installazione, perché la prima cosa che ci mostra, come tutti i CMS una volta, la prima volta che vengono installati, quindi la prima volta che si va sul sito, è il pannello di installazione, che ci chiederà una serie di dati. Ovviamente non ci chiederà la connessione al database MySQL, perché come detto non usa un MySQL, ma usa un access che è già dentro il pacchetto e quindi si trova residente insieme con il resto dei file del sito in una cartella che è DB. Ora io usando Aruba mi si creerà il problema che non tutte le il database deve essere messo in una cartella che ha i permessi di scrittura, il chmod sul 777. Chi usa Aruba sa che questa cosa è possibile fare solo sulla cartella public, e quindi dovrò fare delle modifiche in serie di installazione. Se usate un altro server remoto che vi dà tutti i permessi di tutte le cartelle, questo servizio, questa modifica non è necessaria, basta semplicemente dare i dati fondamentali del sito e poi l'installazione è abbastanza agevole. Vediamo a che punto è l'installazione. Bene, intanto che aspettiamo che finisca il download, ci andiamo a vedere velocemente il manuale che è online, che è sul sito aspnuk.it/manuale20/. Quello che vediamo noi qui come manuale in un formato molto navigabile, quindi con i link eccetera, è disponibile anche in formato PDF, uno se lo può scaricare e leggere con calma a casa. La cosa interessante è che da notare è che i vari capitoli del manuale sono divisi appunto in capitoli che parlano un po' dei principali argomenti, quindi come installarlo, installazione in locale, configurazione, che forse è una delle cose più importanti, personalizzazione e amministrazione anche sono due cose abbastanza importanti, perché sono quelle che servono a gestire il sito, e poi via via, a parte i temi grafici, funzionalità utenti, che parla più o meno di come gestire l'amministrazione degli utenti che si iscrivono, quali sono le funzionalità che può avere ogni utente, dall'amministrazione vera e propria fino magari semplicemente a publisher o a pubblicatore senza diritti di pubblicare, così via. Temi grafici sono la possibilità di cambiare l'aspetto grafico del sito appunto con dei pacchetti già pronti, con CMS e foto già pronte. Migrazione è la possibilità di aggiornare alla versione più recenti. La possibilità c'è anche di usare il MySQL. Nativamente questo portale parte con Access. È possibile migrare al MySQL qualora uno volesse fare questo balzo, perché ovviamente MySQL è più performante di Access, questo è indubitabile. Ovviamente poi il server remoto ha bisogno di essere settato ad avere appunto questa funzionalità in più per poterla far funzionare. E poi infine abbiamo il lato codice, che ci presenta un pochettino le API, diciamo la struttura di programmazione di Aspnuk. Andiamo a vedere se abbiamo finito sì, come vedete abbiamo tutti i nostri file dentro il nostro server remoto. Adesso noi andiamo in questo indirizzo qui che abbiamo già impostato prima, e dovrebbe aprirci l'opzione di potersi iscrivere. Evidentemente c'è qualcosa che non va. Allora, eccoci qua, mettiamo setup, perché non è automatico, dobbiamo andare nel file setup, non so se qui si vede, quindi cerco di metterlo di più a disposizione. Ecco, allora qui ci dice intanto la prima videata ci chiede in che lingua vogliamo installare il nostro Aspnuk, e noi scegliamo l'italiano, e ci presenta la videata per scegliere le varie caratteristiche di settaggio del nostro Aspnuk. Diamo un titolo esemplificativo, vedete che ci sceglie già la URL del nostro sito, che in realtà però di default ci dà la root, ma noi non siamo nella root, siamo in Aspnuk, quindi dobbiamo dargli la cartella. Ci chiede un admin, cioè un amministratore con un username e una password. Io adesso metto queste qui, ovviamente voi scegliete cose più adatte. Ci dà la possibilità di scegliere il database. Come detto, Aspnuk sceglie di default, c'ha Access, che è interno alla root è insieme con gli altri file del sito, quindi non ha bisogno di MySQL, non ha bisogno di nient'altro. È possibile installarlo anche con MySQL, ovviamente in questo caso bisogna avere attivato nel proprio server remoto un MySQL, e non è questo il nostro caso, perché stiamo installando su Aruba.
Poi abbiamo altre caratteristiche che, come vedete, in questo caso sono questi, sono i database con ognuno ha un nome per quella che è la sua principale funzione di storaggio e ovviamente sarà messo in posti diversi, e altre caratteristiche in cui verranno messi i file, le immagini, gli RSS e altre cose. Di default il sistema ci permette automaticamente di creare, di compilare, diciamo, questo modulo. Vedete che l'indirizzo principale del sito ci dà lo slash che sarebbe la root, ma noi ci dobbiamo mettere dentro invece la nostra cartella che abbiamo scelto. Poi ci dà dei nomi che possiamo anche cambiare, ma ci dà dei nomi di default dei database e così via, ci dà delle caratteristiche, delle cartelle, scusate, in cui mettere i vari file di servizio. A questo punto, se il sito fosse installato in un normale server remoto Windows, di cui noi abbiamo i permessi di lettura e scrittura su tutte le cartelle settati a 777, il cosiddetto chmod, potremmo procedere inviando e il sito sarebbe installato. Siccome stiamo installando in Aruba, dobbiamo fare una cosa invece. In Aruba l'unica cartella che ha tutti i permessi liberi è la cartella public. Non è possibile cambiare i permessi delle altre cartelle, quindi dobbiamo fare in modo che tutte le cartelle che hanno bisogno di avere permessi di scrittura siano indirizzate verso public. E quindi basterebbe mettere davanti ad ognuno di queste, in questo caso il database basta metterlo qui, potremmo mettere public, e quindi questa è la cartella in cui finiscono tutti i database. E questo vale però anche per le altre cartelle in cui si scrive, quindi tutte dove c'è public praticamente. Cioè, AskNuke ci viene incontro perché, a parte i database che non ce lo dice, ma queste sono le cartelle dove c'è scritto public, sono quelle in cui in effetti c'è bisogno di avere la possibilità di scrivere. E questo tanto basterebbe a far funzionare su Aruba. In questo caso, io devo fare un'altra modifica in più perché in questo server io ho già installato altre due versioni di AskNuke. Se non modifico ulteriormente l'installazione, rischio di andare a installare sopra quelle che sono già le mie cartelle, questa nuova installazione. Quindi mi trovo un mine già con dei dati e con questa installazione vado a scrivergli sopra. Quindi che cosa devo fare? Devo crearmi una cartella ad hoc in cui andare a mettere tutti i dati sensibili di questa installazione, che sarà la cartella 99 all'interno di public. Scusate. E molto velocemente adesso lo facciamo perché non è una cosa molto complessa. Questo serve semplicemente a evitare che la mia installazione si sovrapponga alle altre. Ovviamente questa complicatezza voi non avete, però voglio installarlo di nuovo. Io potrei saltare questa fase, farvi già vedere come funziona Spook. Però voglio farvi vedere qual è la prima videata di installazione perché potrebbe essere dare qualche dubbio. Bene, abbiamo deciso di mettere appunto tutte queste cose nella cartella public della root, nella sottocartella 99, che è la cartella in cui si troveranno i file di questa installazione. I database li abbiamo lasciato allo stesso nome perché vanno in una cartella dedicata, quindi non si vanno a mischiare. Dovrebbe essere tutto a posto. Se è tutto a posto, ci dovrebbe dire che va tutto bene. Bene, a questo punto ci chiede, sempre per il discorso che facevamo prima, perché siamo su Aruba, ci sono tre file che si trovano nella include cartella, quindi non possono essere spostati, che non possono essere scritti dal sistema, e quindi vanno scritti a mano. AskNuke vuole che questo contenuto qui, che adesso seleziono, venga messo in questo file. E lo stesso per gli altri due. Andiamo a vedere. Siamo già nella nostra cartella AskNuke, siamo dentro include. Andiamo a cercarci, credo si sia sconnesso però, quindi ci riconnettiamo. Ci riconnettiamo, andiamo in AskNuke, andiamo in includes, block. Vediamo un po', block. Ecco qua. Primo file salvato. Secondo file. Che si trova su mailing. Ultimo file, ma sicuramente il più importante, configuration, che è il file che andrete poi sicuramente a rimodificare anche voi, perché ci sono un po' le caratteristiche salienti dell'installazione di AskNuke. Lo troverete già probabilmente presente, ma con un nome diverso, ovviamente va anche rinominato perché sennò
non funzionerà. Adesso vi faccio vedere. Si chiama, questa cosa si chiama Esimpo. Potrebbe chiamarsi in modo diverso a seconda dell'installazione. In ogni caso, va tolta questa parte qui. Si deve chiamare semplicemente Configuration Inc. Bene, se a questo punto abbiamo fatto tutto correttamente, dovremmo avere la possibilità di accedere al nostro sito. Faccio vedere, c'è l'opzione, vediamo. E abbiamo un'installazione con un template molto, molto squallido, oserei dire. Modifichiamolo subito, entriamo. Per entrare c'è questa opzione qui nella colonna di sinistra. Abbiamo detto che il nostro admin e admin siamo il nostro coso, la nostra possibilità di entrare. Non voglio ricordarlo. Non ci fa entrare, sì. Ok, noi siamo entrati. Da cosa lo vediamo? Dal fatto che nella colonna di sinistra abbiamo l'opzione amministrazione. Cliccando sull'amministrazione noi accediamo praticamente al pannello di controllo di Aspink. Allora, la prima cosa che dobbiamo cambiare è questa impostazione. Prima di tutto cercheremo di cambiare il template, ma prima ancora dobbiamo cambiare il tipo di presentazione dell'amministrazione, che in questo caso viene data semplicemente con questi link, che è piuttosto brutto. Per assomigliare di più a un template normale, a un CMS normale, come può essere Joomla, eccetera, quindi avere un'impostazione ad icone, dobbiamo andare a modificare la configurazione. E mettiamo, cerchiamo direttamente icone perché non mi ricordo. Adesso non ce lo fa vedere. Allora apriamoci tutto, basta dare conferma e ci apre tutto. Cioè ci apre tutte le varie opzioni che abbiamo sul nostro. Queste sono delle opzioni di configurazione che sono modificabili attraverso il pannello di controllo. Dobbiamo cercarci. Io faccio prima a cercarlo direttamente così. Icon. Pannello. Mostra il pannello di controllo, ecco qua. La cosa da cambiare è questa linea qui. Per cambiarla abbiamo un'icona a destra che ci permette la modifica, e i valori sono binari. 0 vuol dire no, e 1 vuol dire sì. Noi modificando, cliccando sulla possibilità di modifica e mettendo 1, confermando, avremo l'amministrazione. Se adesso andiamo, ah, eccola qua, abbiamo un'amministrazione di tipo icona, quindi abbiamo le varie opzioni messe tutte insieme, diciamo, presentate abbastanza insieme. Questo è un template molto brutto, quindi adesso lo cambiamo perché non si vede niente. E quindi facciamo subito che cambiare il template, solo che il template non è modificabile dall'amministrazione. Questo è un limite di AspNuke. Andiamo direttamente nel nostro server. Adesso vi faccio vedere solo velocemente come si cambia il template, poi lavoriamo su un AspNuke che già installato più funzionale. Allora, AspNuke, no, non è in AspNuke perché abbiamo messo su public, qua. Come sapete dentro public 99 ci deve essere i Teams, no, non c'è. Non so se l'ho messo qui, allora, forse è proprio su AspNuke. Esatto, Teams. Abbiamo solo default. Avendo solo default, noi per comodità ci prendiamo un template. Io potrei andare a scaricarmi nel sito principale di AspNuke un template. Adesso non ne ho voglia, quindi mi prendo un template che avevo già pronto. Basta installare una cartella che noi andiamo a salvarci dal sito. Basta salvarla all'interno della cartella Teams di questa versione che abbiamo installato, e vedrete che adesso il nome è lo stesso, quindi abbiamo sovrascritto. Se andiamo ad aggiornare vedrete che no, è sempre uguale, non capisco il perché. Vediamo, scusate, se il sito almeno compare un po' meglio. No, non è un granché. E sinceramente non so perché mi fa questa parte così. Vediamo, scusate. Proviamo a fare una cosa un po' diversa.
Carino, mi viene questa. Rinominiamo Blacky, rename folder e vediamo se ci accetta Blacky. Adesso sto un po' lavorando alla cieca perché sono una vita che non lo uso più questa versione. Stranamente non me l'accetta. Sai perché, ma. Non so se mi sta pescando l'immagine dalla parte sbagliata. Andiamo a vederci la configurazione. Prima default, chiamiamo red rosso, ma gli abbiamo cambiato il nome della cartella da cui va a prendersi il default, scusate, non il default, il template. Adesso ci prendiamo questo red rosso, che è un template leggermente diverso, glielo diamo, vediamo se lo accetta. C'è il rischio che non stia prendendo il tem da qui, da questa cartella. Se questo succede, purtroppo un'installazione di questo tipo qui è un po' complicata perché avete visto, abbiamo fatto parecchi passaggi, c'è un po' il rischio di, come dire, di infangarsi in questi vari passaggi. Adesso vediamo che cosa succede. No, secondo me non mi legge questo tipo di. Non mi legge il template, non so perché. Però va bene, comunque fondamentalmente il template cosa fa? Dà una veste grafica a quello che adesso voi vedete praticamente senza tante. Senza immagini, senza niente. Andiamo subito a vedere un esempio così che ci togliamo il coso. Questo è un esempio di sito in AspNook. Noi entriamo. Ovviamente ci chiede una password e un username. Ok, e siamo entrati dentro l'amministrazione del sito. Che cosa succede? Come abbiamo detto, abbiamo questa parte qui del menu che ci compare perché siamo amministratori. Andiamo su amministrazione e abbiamo le varie icone, scusate, presentate qui. Quelle principali sono notizie. Vediamole subito una per una. Allora. Le notizie sono praticamente le varie. Intanto vediamo un attimo il sito, così, anzi facciamo così, vediamoci il sito, apriamo una nuova scheda, qui ci vediamo l'amministrazione, così ci vediamo sinotticamente le due parti. Allora, il sito fondamentalmente ha una parte statica che si può decidere quale voglia essere, che è questa, che è sempre quella e viene determinata quando si crea un template rigido. Poi abbiamo varie parti dinamiche, in questo caso è stato scelto di mettere dei link ai vari articoli, in questo caso sono 10. E poi abbiamo la presentazione appunto degli articoli. Qui abbiamo un articolo.